Sfrutta la bufera di neve per nasconderti. Ci stai ripensando? Affatto. Ma dobbiamo agire con cautela. Avanti, su. Io osservo da qui. Posso nascondermi nel carro? Come vuoi, vediamo. Due barili di sale, 12 libbre di maiale, 10 di manzo, 7 dozzine di uova, 16 forme di cacio, non è francese, è tranquillo. 5 bottiglie di whisky, una ventina di nuove uniformi, stivali e pellame per toppe, coperte, un carro di pieno per i cavalli. È tutto, non c'è altro.
Generale Braddock ha indicato l'ombra. Non sarà altro. Accidenti. Perché, George? Che ragione hanno? Dice che la soluzione diplomatica non è una soluzione. Permettere ai francesi di ritirarsi non farebbe che ritardare un conflitto inevitabile. E che tutto tornerebbe a loro vantaggio. Del vero in quelle parole. Anche se odio a me. Eppure non capisce la situazione. Anche a me non capisce. In più, sembra che non torni a generale. Poi andrà a Fort Duquesne, giusto? Probabile. La marcia a nord sarà assai. C'è una copia dei piani nella tenda di comando. Meno presto sarà finita. Lo so, amico. Lo so. Quella mappa ci sarebbe molto utile. Devo trovarla. Novità. Braddock non c'è, è a radunare tutte. Marceranno verso Fort Duquesne. Ci vorrà un po' perché siamo pronti. Abbiamo tempo per elaborare un piano. Non serve. Lo attaccheremo qui presso il fiume. Va a chiamare i tuoi. Io farò lo stesso. Ti contatterò al momento di colpire.